La cementificazione aumenta il rischio di alluvioni, lo dimostrano i recenti fatti in Romagna e non sono l'unico problema di un approccio che ha tante criticità e vantaggi per pochi. L'ampiezza di questo polo logistico sono teoricamente 396.000 metri quadri. Parte da quel punto dove ci sono oggi degli alberi e arriva fino sulla strada, sulla provinciale che va dalla villa a San Pietro e poi va sull'autostrada del Sole. Lì dietro questa logistica troviamo la fonderia di Arvedi, a distanza di meno di 10 km. Ad ovest, a distanza di meno di 10 km, c'è il deposito di rifiuti radioattivi di Caorso, ex centrale nucleare. A meno di 10 km c'è una industria che tratta rifiuti tossico-nocivi, che è un IPPC, un'azienda pericolosa. Questi cerchi sono un raggio di 5 km intorno ad ogni sorgente di sostanze inquinanti. E come qui, vediamo, si intersecano, sì, in più punti. E questa è l'analisi che andrebbe fatta, a mio avviso, del territorio. L'inquinamento si accumula, sono differenziati gli accumuli, inquinamento da trasporti, inquinamento da lavorazioni, inquinamento da lavorazioni di economia cosiddetta circolare. Questo intervento, insieme a tanti altri, penso a quello di Fiorenzuola, nella zona Careco, in realtà va verso una cementificazione che abbiamo visto che può dare grossi problemi, oltre a quello che diceva lei e tanti altri discorsi che si potrebbero fare. Il primo che ci viene in mente, visto quello che è successo in Romagna con l'alluvione, è proprio che la cementificazione, da quel punto di vista, è la cosa meno adatta per un territorio come questo. Le darò un numero. Un ettaro, cioè 10.000 metri quadri, in caso di una pioggia di 100 mm, un temporale estivo importante, scarica 1.000 metri cubi d'acqua. Se il temporale dura un'ora, in un'ora scarica 1.000 metri cubi d'acqua. Qui si vogliono fare milioni di metri quadri. Quindi 1.000 ogni 10.000, una pioggia, diciamo, normale. Che cosa succede? Dicono, facciamo le vasche di laminazione, invarianza idraulica. Se io calcolo l'invarianza idraulica con delle precipitazioni, come le ho detto, saltano fuori 1.000. Se devo calcolare l'invarianza idraulica per delle precipitazioni da 300 mm o 500, come è capitato in Romagna, questi 1.000 diventano 3.000, 5.000 metri cubi. Il nostro viaggio all'interno della viabilità piacentina, dei poli logistici che stanno sorgendo un po' ovunque, prosegue. Nella prossima intervista, nel prossimo servizio, saremo a Polignano, nel comune di San Pietro in Cerro, dove si parla di un possibile nuovo casello per l'autostrada.